Erano trascorse poco più di 24 ore dalla visita del signor Dotemi nella Fingal Street, quando al tocco di mezzanotte, era un mercoledì mattina per la precisione, un'altra cliente si fermò davanti al numero 9. Era una donna piccola, vestita con modesta ricercatezza, un po' intimidita, la quale sembrava molto indecisa. Guardò la scritta sopra la vetrina, fece per varcare la soglia, ma poiché all'interno era buio pesto, continuò a camminare fino in fondo alla via. Rimase ferma qualche istante, ritornò indietro ed entrò risoluta nella bottega. La porta era spalancata. Il teschio non si vedeva più. C'era invece il signore Vanescente, il quale, appoggiato al banco, stava leggendo un giornale della sera alla luce di una piccola lampada da tavolo. Scusi, Disse timidamente la piccola signora. il signore Vanescente. Al cenno d'assenso del padrone della bottega, continuò in fretta, quasi senza fiato. Ho letto il suo annuncio sul giornale metafisico e ritengo che lei possa aiutarmi, però le dico sinceramente che avrei preferito un orario più ragionevole. Mi rincresce, signora. Replicò gentilmente il signore Vanescente. Non mi è possibile trattare gli affari in ore differenti. Ci sono circostanze speciali, ma sono completamente a sua disposizione. Mi trovo in grande imbarazzo. Spiegò la signora, continuando a parlare, rapida e nervosa. Ma qualcosa mi dice che lei mi comprenderà. Mi chiamo Briuton. Ho un fratello, un unico fratello, a cui ho voluto molto bene. Se n'è andato all'estero ed è incappato in brutte compagnie. Più di una volta ha commesso qualche reato e ora la polizia lo ricerca. Recentemente mi ha scritto dicendo di sapere che in casa conservo alcuni gioielli di valore che appartengono a una mia amica. Ha minacciato di uccidermi se non glieli consegno. Domani, a mezzanotte, verrà, deciso a entrare in casa con la violenza e io non posso avvertire la polizia perché, nonostante tutto, egli è sempre mio fratello. Il signore Vanescente annuì. La luce che gli illuminava lo sguardo non era fredda e spettrale questa volta, ma calda e piena di dolcezza, come quella di una lampada schermata. Comprendo perfettamente, signora, e faremo del nostro meglio per aiutarla. I metodi che impieghiamo sono fuori dal normale, ma i risultati sono garantiti. Nella peggiore delle ipotesi, suo fratello proverà un tale spavento che non oserà più venirle attorno. Nella migliore, invece, lo convinceremo a rompere con la vita attuale e lei lo vedrà tornare pentito. Segua scrupolosamente le mie istruzioni. Questa sera chiuda porte e finestre come d'abitudine. Non si corichi nella sua camera, ma in una all'ultimo piano di cui lei possa chiudere a chiave la porta. Se suonano dopo le 10, non risponda e non si spaventi. Qualora suo fratello ritorni giovedì mattina, lo riceva pure. Non avrà più nulla da temere. E quant'è l'onorario? Domandò la signora Brewton, che sembrava molto più sollevata di prima. Non riscuotiamo onorari per aiutare le signore in difficoltà, signora Brewton. Lo consideriamo un onore. Replicò il signore Vanescente con un inchino. La signora Brewton, dopo averlo ringraziato, s'affrettò a uscire. Non si era mai trovata in giro a un'ora simile ed era ansiosa di arrivare a casa. Il signore Vanescente rifletté qualche istante. Poi aprì la porta interna e chiamò. Sì, mandami su terrore strisciante. Pochi secondi dopo, qualcosa che somigliava a una nebbia molto densa filtrò attraverso la porta semiaperta. Era terrore strisciante. Non c'è molto da dire a suo riguardo. Era nero, strisciava e tutti lo giudicavano assai poco attraente. Stammi a sentire, terrore. Incominciò il signore Vanescente. Hai udito ciò che diceva quella signora? Rispose Terrore. Ascoltavo insieme con gli altri dal buco della serratura. Un giorno o l'altro vi succederà di sentire qualcosa di poco piacevole. Borbottò il signore Vanescente. Comunque adesso non ha importanza. Tu hai già capito quello che devi fare, no? Ci sarò anch'io. E quando avrai finito di lavorarti, il nostro gentiluomo,
Mi farai entrare dall'ingresso principale. Benissimo. Approvò Terrore. Si fidi di me. La sera stessa, sul tardi, tutto era tranquillo in una viuzza di campagna non lontano da Londra. L'una dopo l'altra, le luci alle finestre si spensero e la strada sembrò addormentarsi. Poco prima delle 11, comparve un uomo che percorreva la viuzza a passo rapido, tenendosi accosto alla siepe che contornava il margine e fermandosi di quando in quando con l'orecchio teso. Giunto a una casa chiamata Gli Olmi, aprì il cancello senza far rumore. La via era tranquilla, la casa silenziosa, non si vedeva anima viva. Tentò di entrare per la porta principale e masticò qualcosa fra i denti, trovandola chiusa a catenaccio. Vuole proprio dei fastidi. Sogghignò. Ebbene, li avrà. Fece furtivamente il giro della villetta, tentando di forzare tutte le finestre, e si fermò davanti a una che si apriva sul retro. Trasse dalla tasca del cappotto un pesante cacciavite e ben presto la finestra fu aperta. S'arrampicò sul davanzale e, scavalcandolo, entrò in cucina. Adagio aprì furtivamente la porta e si infilò nel corridoio che conduceva nel vestibolo, dove si fermò guardandosi in giro. Che cos'era quell'ombra dietro di lui? E come ci poteva essere un'ombra se quasi non c'era luce? Avanzò qualche passo, lanciandosi un'occhiata alle spalle, e l'ombra fece altrettanto. Si ritrasse lentamente finché toccò la parete con le spalle, ma quel qualcosa cupo, quel terrore notturno, gli si fece incontro, tenebroso e informe, strisciando tuttavia come un essere animato. L'uomo, con un fremito, strinse i pugni. La cosa stava per toccarlo quando egli, con un balzo, raggiunse la scala, fece i gradini a due, a salti, ma quando fu in cima, qualcosa di buio e di orrendo gli si rizzò davanti, curvandosi su di lui. Egli allora si volse e per poco non ruzzolò giù. Terrore lo incalzò lungo l'atrio, lo ricacciò in cucina, dalla quale lo costrinse a uscire un'altra volta per impedirgli di raggiungere la finestra e scappare. Alla fine, non potendone più, l'uomo si abbatté sul pavimento, semisvenuto. Non vide che l'ombra si avviava verso la porta che dava sulla strada per aprirla adagio, né scorse il signore evanescente che prima d'entrare si puliva con cura le scarpe sullo zerbino e dopo aver osservato quello che era successo, diceva a terrore: «Basta così, al resto ci penso io». Udendo queste parole, l'uomo alzò gli occhi, timoroso di scorgere davanti a sé qualche altro orrore. Vide invece un signore alto e magro, con gli occhi luccicanti come le faville che escono da una fornace. «Sta bene», mormorò, «mi arrendo». Sarebbe troppo lungo riferire tutto ciò che il signore evanescente gli disse. Basti sapere che molto prima che il discorso fosse finito, l'uomo si sentiva come uno zerbino su cui un centinaio di persone si fossero pulite i piedi. Spero che lei veda chiaramente la sua situazione. A meno che non si comporti come le ho detto, verrà perseguitato ogni notte, per tutta la vita, da terrore. Quello che ha conosciuto qui, stasera, non avrà un momento di pace, non un solo minuto in cui poter dormire. Per sfuggire a questo tormento, non ha che da venire da sua sorella domattina alle 10, dirle che è pentito del passato, che vuole ritornare all'estero per guadagnarsi il pane onestamente e mantenere la promessa. Altrimenti, terrore strisciante saprà sempre ritrovarla. Non esistono né case, né muri, né chiavistelli, né barriere che possano difenderla da lui. Siamo intesi? L'uomo intese benissimo e il signore evanescente lo accompagnò fino alla strada maestra e gli regalò un po' di denaro perché potesse incominciare una nuova vita. Poi lo lasciò. Pochi giorni dopo, il postino consegnò una lettera al proprietario della bottega al numero 9 della Fingal Street. Sul foglio c'era scritta una sola parola: «Grazie».